Cominciamo dunque la serie degli esperimenti con tutte le fenditure incise su questo vetrino. Cominciamo dalle tre fenditure singole, 1, 3 e 5, poi passeremo alle tre fenditure doppie, 2, 4 e 6, e per ultime vedremo la fenditura tripla e la fenditura quadrupla. Cominciamo dalla prima fenditura singola, che ha un'ampiezza di primo uguale a 0,2 mm, la larghezza di questa fenditura. Non c'è ovviamente l'interferenza di Young, ma soltanto la diffrazione di Fraunhofer, trattandosi di fenditura singola e non doppia. In questa tabella sono calcolati tutte le posizioni dei minimi luminosi di Fraunhofer, ottenute applicando questa formula con D' uguale 0,2 mm, lambda, la lunghezza d'onda del laser rosso che abbiamo utilizzato, uguale a 0,633 micrometri, e una distanza D uguale 5,72 metri tra il vetrino e il muro. Al variare di N' uguale a 1, 2, 3, 4 e così via, abbiamo tutti i minimi luminosi di Fraunhofer che si formano sullo schermo. Qui c'è l'indice N, dovrei chiamarlo N'. Ricordiamo che per N uguale a 0 non si ha un minimo ma un massimo luminoso e il massimo centrale, che è previsto in corrispondenza di 50,0 cm sulla riga millimetrata. A parte questo massimo centrale, tutti gli altri sono minimi e si trovano tutti distanziati di 1,8 cm, in queste posizioni indicate qua. Dunque tutte queste posizioni sono quelle che potremmo chiamare le posizioni teoriche, cioè le posizioni dei minimi attese applicando la formula di Fraunhofer. Il punto concettuale di questo esperimento consiste nel vedere se effettivamente il profilo luminoso che si forma sullo schermo, cioè questa figura di diffrazione, presenta i minimi esattamente nei punti e nelle posizioni calcolate teoricamente. Ed in effetti si vede che è proprio così. Per esempio, i primi minimi luminosi laterali si trovano effettivamente a 51,8 cm e 48,2. Questo. Ad esempio, i terzi minimi luminosi laterali, previsti a 55,4 e 44,6 cm, effettivamente si trovano lì, 44,6 e 55,4, con uno scarto o un errore che può essere anche di 1 o 2 mm. In qualche caso, però, c'è un ottimo accordo sperimentale. Anche i minimi luminosi più lontani, come per esempio il decimo minimo a destra e a sinistra, si trovano in posizioni molto vicine a quelle previste teoricamente, 68,1 cm, qui c'è 68, ci siamo, 31,9 cm e appena prima di 32 ci siamo. Passiamo quindi alla successiva fenditura singola, la numero 3, che ha una larghezza di 0,1 mm. Sempre utilizzando questa formula, calcoliamo i valori attesi dei minimi luminosi e scopriamo che vengono in ottimo accordo con quello che è il vero profilo luminoso di diffrazione ottenuto. Per esempio questo, che è il terzo minimo, infatti 1, 2, terzo minimo, si trova a 60,9 cm e infatti è appena prima di 61. E così via tutti gli altri. L'ultima fenditura singola è la numero 5, che è ampia la metà di quella di prima, 0,05 mm, e anche in questo caso i valori teorici calcolati, attesi con la formula, sono in buon accordo con le posizioni sperimentali riscontrate sul pattern.